Il quadro che faceva Pomicino era drammatico, ma direi realistico, perché appunto dopo mesi di trattative, perché poi di queste elezioni del Presidente della Repubblica si parla sostanzialmente da 11 mesi, cioè questa larga Sì. maggioranza che sostiene il governo Draghi ha avuto tempi, modi, possibilità di intavolare ragionamenti e trattative. Quindi sono mesi di trattative andati a vuoto e ci troviamo a poche ore all'inizio del voto in una fase di stallo molto forte. Perché la dialettica fino a questo punto delle trattative si è giocata sulla negazione, cioè sul no, sul veto, sul io contro, io non voglio questo. Sappiamo di ciascun partito, sappiamo chi non vuole, ma non sappiamo ancora chi vuole. Sì. E quindi non si è riuscito a costruire sostanzialmente nulla. I partiti stanno riuscendo nel capolavoro di bruciare Draghi sia al Quirinale sia a Chigi, perché poi non è che se non si trova un'intesa larga che metta d'accordo l'attuale maggioranza di governo sul prossimo Presidente della Repubblica, anche qualora non fosse Draghi, beh, poi rischia di implodere la maggioranza che sostiene Draghi a Chigi e quindi Draghi rischia di essere di fatto estromesso anche dal governo. E questo sarebbe un doppio colpo incredibile che tra l'altro ci consegnerebbe a una figuraccia storica. Ma la situazione si sta proprio impantanando in questa direzione. E a oggi, appunto, le vie d'uscita dalla stasi mi sembrano in questo momento, poi si sa che le cose possono cambiare in ogni minuto, ma mi sembrano sostanzialmente tre le vie d'uscita, sono molto strette tutte quante. Credo che Draghi non sia uscito affatto dalla corsa, quindi è un nome che ancora c'è, è ancora sul campo, ma potrebbe a questo punto ritornare determinante solo dalla quarta votazione in poi. C'è il nome di Casini che sta prendendo quota nelle ultime ore in maniera piuttosto forte, ma c'è un paradosso su Casini, cioè il suo stesso sponsor più o meno manifesto, che è Renzi, potrebbe diventare anche il suo punto debole principale, proprio perché c'è una parte del Partito Democratico che vede in questa candidatura un volano per la costituzione di quel grande centro che piace tanto appunto Sì. ai renziani e a altre parti dell'arco parlamentare. E poi mi sembra che torni in campo in modo più prepotente di quanto non fosse fino a 48 ore fa l'ipotesi del Mattarella bis, quello che è tornato a dire ieri Letta con Sì. molta convinzione, dicendo che l'avrebbe parlato oggi con Salvini, fa riprendere corpo a un'ipotesi che era stata scartata, proprio perché se da questo stallo non si esce, beh, appunto, o si manda tutto all'aria o si hanno davvero poche alternative rispetto allo status quo. Quindi Mattarella continua e Draghi continua. Insomma, grande confusione sotto il cielo e anche era istruttivo questo quadro che ci ha fatto Agnese Pini. Allora facciamo così, così non interrompiamo.